Buonasera, benvenuti a Calcissimo, vi aspettavate la tuata invece, la sorpresa è tutta qui, finalmente l'abbiamo fatto fuori, quel personaggio che definire un po' ridicolo e anche eufemistico, ma ci apprestiamo a vivere una giornata importantissima di campionato, la 30ª, che partirà domani sera con Napoli-Atalanta, e domani a mezzogiorno con Napoli-Atalanta, Genoa-Frosinone, Torino-Monza, Lazio-Juve e Fiorentina-Milan a chiudere questa prima tornata, poi domenica di Pasqua, vi faremo tanto gli auguri tutta la sera, soprattutto con Carrieri che è ben lieto di volervi annunciare la lieta novella, ma poi si riparte, si arriverà con... non c'è la lieta novella, l'Inter non vince lo scudetto sta domenica, ciao Carrieri. Buonasera a tutti. Ti stavi preparando chissà quale incipit? No, assolutamente, dico solo che adesso mi godo le festività di Pasqua, intanto buona Pasqua a tutti. Sì, ma non è Pasqua ancora. Vabbè. L'ultima volta che ci vedremo prima di Pasqua è oggi, per cui buona Pasqua a tutti. No, ma io dico, perché continuano ad arrivare messaggi con buona Pasqua? Mi preparo, attendo con ansia la nostra partita più importante della stagione, che è quella di lunedì. Ma cosa me ne frega della tua partita? Ma cos'è la partita? Quella con l'Empoli. Non è quella di Sinner che è in finale contro Dimitrov? No. Che ha asfaltato questa sera Medvedev? Parliamo di Inter e di interisti. Ma che me ne frega a me dell'Inter, con tutto il rispetto? Di interisti. Ah, di interisti. Una partita di straordinaria difficoltà. Dovremmo Me lo immagino, guarda. Chi è tornato a trovarci? Il nostro Rocco Nicita. Ciao Rocco! Ciao a tutti, buonasera a tutti. Grazie. Rocco, che giornata ti aspetti di campionato? Adesso ci arriviamo. Chiaramente dobbiamo partire dalla Juve, perché noi, se non facciamo il sedere così ad Allegri tutte le sere, non siamo noi. No, infatti l'ho notato. La seconda volta che vengo a trovarvi, la seconda volta che si parla di Allegri, quindi siamo in un campo spinoso. Comunque no, chiaramente mi aspetto una giornata che già può darci tanti verdetti, per cui non mi esprimo, poi ne parleremo meglio, dico solamente voglio essere un po' criptico inizialmente. Oh, meno male, ma chi? Vabbè, è il venerdì. È la gran serata. Soprattutto questa, non è una gran serata, tra l'altro. Buonissimo! Di norma finisce sempre male questa serata qui. Speriamo. È sempre una via crucis, quindi... Ma con te è sempre una via crucis, a prescindere. Soprattutto oggi. Volevo salutare però Nico, che comunque resta... Nicola Tuada resta comunque il mio socio, quindi lo saluto caramente. So che venerdì prossimo torneremo a far brillare i venerdì. Buona serata a tutti, buona prepasqua. Cos'è che faremo brillare? I venerdì. Con cosa? Ma hai capito che la Tuada è stato licenziato? No, se non ti è chiaro è questa. L'ho visto prima che faceva Marica Risponde. Ah, il programma di punta della nostra emittente. E poi? Che bello, parliamo di Allegri. Calma. Volevo salutarlo, è un onore per me poterlo avere al mio fianco. Abbiamo deciso insieme di combattere la battaglia del venerdì, combatteremo anche la battaglia dei messaggi. Guarda, questo me lo vado a sentire tutto. Questo ci sta mandando un vocale. Ciao Chantel. Bonsoir à tout le monde, è un privilegio per me essere a fianco al mio socio Gianluca Drammis, il mio partner in crime, ma soprattutto mio compagno di battaglie contro Allegri. Sì, tu siamo parla, qui intanto. A combattere la battaglia, Giovanni, del venerdì. Giovanni, non si sente il vocale. Come diceva Gianluca, intanto il vocale non si sente, quindi Giovanni, mandane un altro, e stavolta in favore di microfono, così ce l'ha mandato un altro da un secondo. Ecco. Vabbè, ma la serata è lunga. La serata è lunga perché ha parlato Max, il Conte Max, lo straordinario Allegri. Ma non c'è solo la Juve in primo piano, domani c'è Fiorentina-Milan con il ritorno in campo della Viola dopo la tragica scomparsa di Gio Barone. L'Inter, come ricordava il buon Carrieri, giocherà lunedì sera. La partita più importante della stagione. Si è rotto le palle, sinceramente, non ti sopporto più con questa storia qua. Ti prego. Sono già agitato, sono già in prepartita. Sì, va bene, dai, magari ci rimani addirittura. Allora, devo partire, caro mio Rocco, perché dovete sapere che abbiamo Crisci e Carrieri che, vabbè, lasciano il tempo, io meno di loro. Cantella sul mio stesso piano, ma noi abbiamo Rocco Nicita di Sportellate, che c'è il nome nobile anche. È vero, vi faremo vedere poi la prima pagina, se ne avremo l'opportunità, di Sportellate del magazine, molto bella, incentrata su una tematica particolare. Voglio partire da Rocco, perché tu hai detto, l'altra volta sono stato invitato e con, vabbè, a parte che se sei venuto con la Tuada ti sarai fatto un pippone così, e ma stasera è tutta vero, un'altra non è roba. Vero, non è vero. Però
ti voglio dire questa cosa, Rocco. La nostra non è crociata contro Allegri, però voglio partire da questa domanda. Quasi. Noi intitoliamo Allegri si gioca la Juve contro la Lazio. Ah, tra l'altro ho visto che qualche youtuber, tra l'altro il nome lo posso anche fare, che è quello di Luca Toselli, oggi ha vivisezionato l'immagine di Allegri quando gli hanno fatto una domanda in vista del futuro. Ma non mi frega una mazza. Però ti voglio chiedere, se Allegri dovesse floppare le due partite con la Lazio, campionato e Coppa Italia, l'andata, floppare vuol dire perderle entrambe, perdere domani e non so, magari metti che l'Atalanta vince a Napoli, si avvicinano tante squadre, che anche per la lotta a domani, cioè? Che Bologna sarà sì, lunedì, per cui Bologna può accorciare, esatto, ti chiedo, ma veramente, cioè, si potrebbe incorrere il rischio che Allegri possa essere cacciato? No, no, non sono d'accordo. Allegri ormai è timoniere di questa Juve, per cui fino alla fine del campionato rimarrà lui saldo, poi eventualmente qualunque altro tipo di valutazione si farà alla fine del campionato. Posto che secondo me alla fine la Juve arriverà in Champions League, quindi ora non è per gufare né per nient'altro, per carità, però arriverà in Champions League, quindi non credo che ci sia questo pericolo. Non c'è questo pericolo, c'è. Mike. No, ma le potenzialità per arrivare nei primi quattro ovviamente ce le ha. Sì, ma voglio sperare, il problema, prima pure per però due giornate. Secondo me il problema, noi abbiamo già superato il problema di giocare bene, giocare male, il modulo. Il vero punto di questa situazione è il rapporto che c'è tra Allegri e la società. Bravo. Ma che magari quello può essere come giustamente detto, ma tu dici con alcuni giocatori soprattutto con la squadra, perché io avevo detto anche a Calcissimo After, dopo le gare contro Atalanta e Napoli, è vero che i risultati non sono venuti, ma le prestazioni mi avevano fatto vedere una squadra che comunque c'era. Vi ricordate che prima della pessima gara contro il Genoa c'è stato quel ritiro che ci è parso un po' estemporaneo? È possibile che in quella settimana, che era una settimana mediaticamente per la Juventus abbastanza libera, perché c'era l'Inter che andava a Madrid, c'era il Napoli che andava a Barcellona, nessuno stava pensando alla Juve. No. Anzi, una settimana positiva perché è stato certificato la partecipazione della Juve al Mondiale. Poi è arrivato, club. Sì, è vero, è arrivato quel ritiro estemporaneo. E si dice, non è un ritiro punitivo. Tra l'altro, dopo il ritiro, scusami, sono d'accordissimo con te. Poi chiedo anche a Davide. Tra l'altro, in occasione di quella, ora non per non tornare a quella partita col Genoa che ormai di due settimane fa, ma prima della partita, io mi ricordo la conferenza stampa. Questo arriva in conferenza stampa e dice: la squadra si è allenata bene, la squadra domani giocherà una buona partita. Abbiamo visto che buona partita. Ha fatto un primo tempo che o i giocatori hanno giocato contro, ma mi rifiuto di pensarlo, oppure, come dice Mike, ci sono situazioni che noi non sappiamo. E anche col nervosismo di Vlahovic alla fine della partita, non è che è sembrata la una frase cosa di Chiesa, così normale. Chiesa che dice Allegri ci ha chiesto di tenere da parte le cose personali, cioè qualcosa in quella settimana è successo. E allora quello che ti dico è: il problema non sono i risultati, il problema è che tipo di prestazione farà magari la Juve. Cioè, se domani la Juve fa una prestazione, diciamo che pareggia, perde 1-0, faccio per dire, ma fa una partita in cui è viva, è un conto. Ma se magari mi crolla 4-0, faccio un esempio, allora io lì non devo guardare il risultato, devo guardare la prestazione e il rapporto che c'è in questo momento tra giocatore e allenatore. Allora lì mi faccio qualche domanda, posto che secondo me lui è a fine stagione è out. Quello secondo me è out. Poi bisogna vedere appunto se riuscirà a portare al termine la stagione. Davide, secco, rispondimi alla domanda che ho fatto: se si gioca la Juve se Allegri si gioca la Juve in queste due partite. Secondo me ma è un si gioca la Juve. Faccio veloce perché poi devo anticipare un attimo l'uscita perché abbiamo un problema ai microfoni. Ma secondo me il futuro di Allegri alla Juve è già ipotecato in negativo. Però secondo te è un sì. Però in negativo, cioè nel senso che non sarà l'allenatore della Juve. Okay. Però tra le due, sicuramente, se devo dare un gettone sull'importanza, do quella la partita di mercoledì di Coppa Italia. E ci sarei arrivato perché sarebbe stata la prossima domanda. Allora, faccio così: anticipo la pubblicità, torniamo dopo la pubblicità perché voglio sentire il parere, soprattutto di Chantel, su questa cosa. Poi parleremo perché avremo modo questa mattina. Tutto Sport ha avuto aperto con Ildiz, dicendo 10 giocatore. Ildiz non gioca mai. Cioè sembra proprio una scelta, se fosse vero Ildiz al centro del progetto, l'allenatore non lo fa mai giocare, sembra quasi che l'allenatore si è messo contro la società. Io al posto della società mi farei due domande e mi darei anche due risposte. Io devo dire... Vuoi dare la reclam? No, la faccio dare a Mike perché la sua serata, il venerdì in generale, la sua serata, a maggior ragione, infatti questo ci scrivono, venerdì che prego, il venerdì dobbiamo sistemare. Stefano, la tua va non c'è e non ci sarà più. Consigli per gli acquisti. We'll be right back.
garçons, les garçons et les filles, c'est fait pour vivre ensemble. C'est normal, pourvu qu'ils soient d'accord, rien d'anormal. Rompi il ghiaccio con Vividens Slit 100% xilitolo. Vividens, vivi fresh al 100%. Se ti viene fame al lavoro, con gli amici o in famiglia, entra nel mondo gastronomico di Glovo. Piatti salutari, locali, asiatici e molto altro. Con promozioni ogni giorno fino al 50%. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e tutto ciò che vuoi. E ricevilo in pochi minuti. Il futuro. Affrontalo con la rete mobile più veloce d'Italia secondo Ucla. 150 giga e chiamate illimitate a 7,95 euro al mese. Per superare ogni tipo di sfida. Anche con te stesso. Con Fastweb Mobile. Tu sei futuro. Classico. Lungo Parma. Ti svegli con il mal di schiena, problemi alla cervicale, formicolio alle braccia? Oppure soffri di reflusso, ma sei stanco di mettere i cuscini dietro alla schiena? La Starflex ha una soluzione ad ogni tuo problema. Informatevi sulle agevolazioni per chi ne ha diritto e sui nostri comodi pagamenti con rate a interessi zero. Ci trovate a Locate di Triulzi, a Cislago, a Busto Arsizio, a Sesto San Giovanni, a Cermenate, a Cambiago e da oggi anche a Meda, in via Indipendenza 153. Starflex, vendiamo materassi, regaliamo sogni. Les garçons et les filles, c'est fait pour vivre ensemble. C'est normal, pourvu qu'ils soient d'accord, rien d'anormal. Rompi il ghiaccio con Vividens Slit 100% xilitolo. Vividens, vivi fresh al 100%. La strada verso il futuro è fatta di sfide continue. Perché quando accetti una sfida non è per battere un avversario, ma per superare te stesso. E se scegli Fastweb è perché sai che la nostra di sfida è il tuo futuro. Fastweb, tu sei futuro. Al lavoro, con gli amici o in famiglia, entra nel mondo gastronomico di Glovo. Piatti salutari, locali, asiatici e molto altro. Con promozioni ogni giorno fino al 50%. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e tutto ciò che vuoi. E ricevilo in pochi minuti. Rieccoci con Calcissimo. Dai qualche messaggio. Buonasera a tutti. C'è Facchini che sta moderando la chat su YouTube. Lo salutiamo. Ciao Fra. Beppe Bianconero, buonasera a tutti. Tra un po' ci colleghiamo anche con lui. Allegri, neanche la 18esima fermata da Via Crucci se lo mandano a casa. Antartieni, che parla e si parla sempre e solo di Juve. Stefano Monzani, e sei un genio tu. Veramente tu sei un fenomeno. Perché abbiamo parlato dieci giorni che abbiamo parlato di Juan Jesus. Due sere del Milan su Giroud. E lui arriva, il genio! Il genio, che è meglio che ti svegli che venerdì stasera. Ed stasera è un venerdì particolare. Sì, perché siamo molto eccitati. C'è anche Claudio Butrichi, lo salutiamo. Certo, Claudio. Ciao Claudio, buona Pasqua. YouTube li legge tutti i Crisci, dai, non vorrei mai levargli questa soddisfazione. No, vai tu tranquillo. No, vai tu. Cristiano Ronaldo ha dichiarato che Allegri è uno dei più forti allenatori in Europa. Come commentano i pseudotifosi in studio? Max è ubriaco. Oppure lo stava perculando. Esatto. Anche perché con Allegri non so quanto abbia vinto Ronaldo. Ha vinto due scudetti? Uno. Perfetto. Uno l'ha vinto, diciamo, Mazzarri. La stagione meno performante della sua carriera. Eccoci qua. Poi arriva il messaggio. Rocco, ti voglio far capire clima c'è attorno a Calcissimo. E come previsto, avete fatto fuori Alexandra. Ora non tirate fuori la supercazzola che tornerà a Seth Prux. Perché c'era tutte le settimane e da quando ha litigato con Oliviero si è vista forse tre volte. Una Juventina non può stare a Calcissimo e se ne andrà anche Civoli. Allora, ti ricordo che Civoli martedì sera è qua con noi a commentare la partita.
della Juve. E a guardarla prima con noi, tra l'altro. E anche a mangiare. Ma poi Alexandra sì, proverà a capire anche quando facciamo schifo. Ma poi Alexandra ha litigato con chiunque. Proverà a capire. Alexandra è riuscita a litigare con tutti, anche difendendo l'indifendibile. Eppure... E volevo anche dirti che... Eppure ha continuato a venire qua. No, le ho scritto 40 messaggi ed è lei che mi ha detto non riesco a esserci, mi dispiace, ma ci sarà settimana prossima. Vedremo, cioè, vedremo. Ci avrà la vita anche lei. Cioè, tutti tranne noi. Ciao a tutti, Chantal. Ritieni impossibile rivedere Deschamps alla Juve? Magari dopo Euro 24. Buona serata, Andrea. Secco, Gabri? In questo momento sì. In futuro la tuada? No. Bravi. Buonasera, Drammi. Soprattutto perché non c'è la tuada. Bravo. Mille di questi venerdì. Bene. Buonasera. Ho l'impressione che Allegri resti ancora un anno sulla panchina della Juve. Gli faranno fare una nuova Champions e il Mondiale per club. Ma perché? Poi lo cacceranno, Raul. Ma il Mondiale per club anche quando non potrebbe farlo se non rinnova. Ma perché? Al momento del mondiale per club il contratto di Allegri sarebbe stato scade a giugno, a cavallo del mondiale per club. Adesso vediamo come se la caveranno anche lì con i regolamenti, ma sarebbe in teoria senza contratto. Questa storia del contratto, no? Dicono Allegri resta perché c'è il contrattone, ma non è che la Juventus fa dei progetti per il futuro e poi a un certo punto si rende conto ma c'è il contratto di Allegri, lo sanno benissimo. No, vabbè, si può sciogliere sempre. Io dico questo, ma poniamo il caso che lo liquidano con lui, il suo staff, con tutti i soldi. Io penso che eventualmente i soldi che la Juventus utilizzerebbe per liquidare Allegri possano essere visti come parte dell'investimento per un nuovo progetto tecnico. Perché è così che vanno le cose. Se tu hai deciso di cambiare il tuo progetto tecnico, a quel punto non c'è più il problema del contratto nel contratto. Dici sì, vabbè, io do 15-20 milioni con le tasse all'allenatore, al suo staff per liquidarlo, per mandarlo via, ma perché ho in mente un altro tipo di progetto. Altrimenti, cioè, non è che la Juve si è svegliata ieri, lo sa dall'inizio dell'anno che c'è un contratto. Io credo che abbia tenuto Allegri perché se c'è un pregio di Allegri adesso con tutti i dovuti scongiuri è che lui nelle prime quattro ti porta sempre, e quest'anno era assolutamente imprescindibile per la Juventus arrivare nelle prime quattro, sarà, e lo sarà ovviamente nelle prossime. C'è da dire che anche c'è, cioè, non è un'impresa a portare tra le prime quattro la Juventus, certo, però lui almeno soprattutto per quanto guadagna, ricordiamolo, lui però ha una certezza a quel punto di vista. Magari se si prese un altro nuovo, sì, c'è da dire che quest'anno, adesso non voglio togliere niente a nessuno, ma quest'anno c'era il Napoli che si è suscitato dall'inizio, il Milan che ha fatto un campionato allenante. Sì, ma secondo me sono quelle due. La Juve si è trovata lì a lottare per lo scudetto per metà stagione, sì. Perché se avesse fatto due pareggi in più nel giorno d'andata, sì. C'era anche la Juve in lotta adesso per entrare. Ma la Juve è ancora in lotta, ragazzi. Secondo me no. Se la Juve domani perde, lo sai che la Juve è in lotta più totale? Secondo me no, perché c'è l'Atalanta che deve vincere a Napoli. Perché? Scusami, ci devono essere due o tre squadre che devono vincere. Davide, nonostante, scusa un attimo, poi ti lascio finire. Allora, dico sempre: la Juve ha fatto due mesi da zona retrocessione con 7 punti in 8 partite e c'ha 8 punti in più della quinta, nonostante sì, tutto. Sì, aspetta, però. Che calendario ha la Juve da adesso alla fine? Ha Lazio, le due romane in trasferta: Roma, Milan, Bologna. Bologna fuori casa, ragazzi. Poi anche Torino, il derby in casa del Torino, il derby. Ma ragazzi, ma non è un calendario banale. Sì, però ce l'avranno anche le altre, cioè, qualche scontro diretto. 7 punti in 8 partite affrontando 7 Empoli, giorni. Udinese, quanti pensi che ne possa fare? Sì, Frosinone, culone. Sia per una magari per non arrivare nel 3-4, deve fare 20 punti in tutto il giorno, sì, di ritorno. Sì. È la cosa, è impossibile, sì. Tra l'altro magari chiedo, è chiaro, arrivare in Champions credo che sia matematico, perché ma poi soprattutto, cioè, direi paradossalmente il fatto di non aver fatto dei punti con le squadre in zona salvezza, cioè magari col non gioco di Allegri potrebbe anche risultare più efficace contro squadre di alta media. Infatti con Napoli e Atalanta, quindi, hai fatto le prestazioni superiori, direi, rispetto a quelle... la fa anche domani, direi, domani. Di non basare il calendario futuro. X2. Ci mancherebbe altro. C'è contro gli scappati di casa. E poi gioca in trasferta senza Vlahovic e senza Milik, cioè qualcuno dovrà segnare, è l'unico che segna. E qua mi dai il lancio per la domanda che faccio a Gabriele Cantella. Questa mattina Tutto Sport apre con il Diz, incensandolo, dandogli le chiavi della squadra. E io ti intitolo così: la Juve ha le idee chiare, l'unico incedibile è il Diz, perché sembra che sia il Diz l'unico che sa. Ma non gioca mai, va sempre in panchina. E allora, cara dirigenza della Juventus, ammesso che esista ancora una dirigenza della Juventus, so che sia all'altezza della Juventus, fatti due domande
e già che ci sei, datti pure due risposte. Se le già date, secondo me, le due risposte. Però se le già date, sembra che non stia facendo niente per andare in quella direzione in cui la porterebbero, cioè, dovrebbero portarla le risposte che si è data. Finché la barca non affonda, la conduciamo in porto. È chiaro che se domani colpisce un iceberg, perché aspettare che affondi? Perché magari c'è ancora la possibilità che non colpisca l'iceberg. Se poi prende l'iceberg in pieno, allora ragazzi, salvi chi può. In questa serata particolare non mi posso incavolare, devo avere rispetto per la serata, capito? E allora chi è che salutiamo? Altrimenti poi esplodo e non mi pare il caso. E allora, ciao Beppe. Oh, buonasera. Ciao Beppe. Buonasera a tutti ragazzi, buonasera. La chat YouTube la dovrebbe controllare Chris, che però oggi ha deciso di non farlo. No, beh, allora saluto Marco Caprio che dice: prova di forza di Gesù Cristo, che partecipa alla trasmissione anche il venerdì santo, vero, ti ringrazio. Poi c'è fino alla fine, dice Alexandra lotta con noi. Poi c'è Alexandra, domani non è neanche disponibile per vostra fortuna. Alexandra. No, Sandro Milazzo dice: domani ne prendiamo un paio. Grande. Poi c'è Lucia Giordano che salutiamo, Fausto Torrese che saluta Lucia. Anto, che fine ha fatto la tua? Tornerà venerdì prossimo con me, quindi non ti preoccupare che tornerà. E poi c'è ancora, buonasera Beppone, Fausto Torresi, c'è l'immoderata anche Cantella che urla troppo, dice Shelby. No ragazzi, se non urla Cantella, cioè, a parte che ho appena detto devo stare calmo, devo avere rispetto. Allora Beppe, ho detto che non mi voglio incavolare questa mattina. Allora il titolo che noi facciamo è legato a Yıldız. Questa mattina Tutto Sport apre in maniera abbastanza eloquente su Yıldız, dice gli verrà data la 10, incedibile, però a un certo punto Beppe Yıldız non gioca più neanche una partita, da che sembrava il messia sceso in terra. A un certo punto gioca, si ritaglia 4 minuti contro il Genoa, 12 contro il Verona, 7 contro il Napoli. Qual è la verità? Oppure è proprio Allegri che consciamente non lo fa giocare apposta? No, non penso. Io credo che comunque chi l'ha alzato a messia il giocatore sono stati i giornali, siamo stati tutti noi così, ma Allegri ha sempre ribadito il fatto, anche dopo le ottime prestazioni che ha fatto Yıldız, di andarci con calma, che sicuramente Yıldız sarà una pedina fondamentale anche per il futuro, e così sicuramente sarà. Il valore del giocatore da 1 milione è schizzato a 30 milioni, ma la Juventus punta fortemente su questo giocatore. Adesso stare qui a fare le pulci, ma non gioca mai, no. E domani vediamo se gioca innanzitutto, e poi comunque quello che ci aspettiamo di più è vedere veramente chi è Federico Chiesa, perché domani Federico Chiesa o dimostra veramente il giocatore che è, o altrimenti penso che comunque alla prima offerta la Juventus prenda le sue. Ma infatti a me in realtà stuzzica molto l'idea. Io ho sentito anche che a Thiago Motta, che dovrebbe essere, piace molto anche Vlahovic, ma in realtà stuzzica molto l'idea di un tridente Chiesa Vlahovic Yıldız inserito in un contesto tattico buono. Rocco, apri le braccia, mi sembra una cosa giusta. Poi è come chiaro che voglio dire anche un'altra cosa: se tu giochi con due punte, cioè comunque Vlahovic e Chiesa, io direi che forse più che parlare di ricatto alla società ora, con tutto quello che si può dire su Allegri, devi comunque, poi è lui che vede i giocatori durante i giorni della settimana, quindi immagino che sta anche nel suo interesse schierare chi si è allenato meglio, chi pensa che possa fare meglio. E soprattutto davanti c'è Chiesa e Vlahovic, che dovrebbero essere due top player, quindi non starei forse troppo a polemizzare sullo spazio che sta trovando Yıldız. Posto che secondo me, io sono d'accordo con Michael quando dice che in un tridente ci potrebbero stare tutti e tre e fare delle bellissime cose. Ci devi lavorare, ci devi credere sin dall'inizio. E io quello no, che però, spero, considerando una cosa, che l'idea magari è quella di sacrificare il difensore, cioè Bremer. Sì, ma io seguo il ragionamento di Rocco, però allora dobbiamo anche smettere di dire che la Juve lancia i giovani. Perché il Barcellona con la Mini Yamaha li ha dati via tutti. Sulle ti segna quel gol pazzesco con l'Argentina, cioè, ma gioca a Frosinone. Raccontare che il valore dei giovani e dare il merito ad Allegri quando Solea ha quella valutazione
valutazione per merito di Francesco. Cioè, esattamente. La valutazione che ha questo giocatore è legata anche al fatto che giochi a Frosinone, ha trovato una comfort zone e va bene, perché non ha fatto 12 gol con la Juve. Se fa una valutazione così, è per merito di Francesco? No, secondo me no, è per merito anche di dove si trova e della squadra con la quale ma torniamo a Yıldız. Yıldız stava facendo grandi cose nella Juventus. E nel momento migliore di questo ragazzo, che cosa fa lui? Lo fa sparire. No, ma la Juve non è che lancia i giovani. Sparire. La Juve con Allegri li distrugge i giovani. Esattamente, esattamente. Ragazzi, i fatti sono fatti. E i fatti non mentono mai, raccontano sempre la verità. E la verità è che nel momento in cui, senza motivo, così, ad minchiam, tira fuori di squadra Yıldız, si schianta contro l'iceberg Empoli. Però io preferisco... E da lì è l'inizio della fine. Beppe, ecco. Come ti schianti? Nel senso, non è una polemica, però stiamo parlando di questa cosa. È colpa ne ha se fa quell'intervento di Milik. Giovani, certo. Se proprio dobbiamo parlare di Sulé, grandissimo gol con la nazionale, d'accordo, però sono 7-8 partite che non ingappa una col Frosinone, quindi andrei anche piano, perché è molto facile sparare a zero su Allegri, però poi bisogna andare a vedere prestazione per prestazione anche dei giocatori. Sicuramente Sulé è un giocatore che fa parte della Juventus ancora e comunque è un gran bel giocatore con grandi prospettive, però da qua tirarlo fuori come il Messi di turno bisogna andare molto calmi. Per quanto riguarda la questione di Yıldız, allora innanzitutto non sono assolutamente d'accordo sul fatto che poi si venga a dire che Allegri li distrugge i giovani, perché uno non sono belle cose da dire, ma secondo non mi sembra neanche il caso questo. In quanto Yıldız sì, ha giocato, stava facendo bene, poi comunque è ritornato Chiesa. Ricordiamo che anche Chiesa, nonostante stesse bene, Allegri preferì far giocare il ragazzo al posto di Chiesa, e Chiesa se la prese anche un po', ve lo ricordate bene. Poi comunque anche altre partite Yıldız non è che è stato diciamo il risolutore della patria. Sicuramente avrà il suo spazio, sicuramente c'è da tutelare anche i 60 milioni spesi per Chiesa e vedere di fargli combinare qualcosa, ma da qua a dire che Allegri non ha lanciato giovani, o che Allegri distrugge, o che Allegri di qua o che Allegri di là, io penso che ce ne passi tanto, anche perché comunque se proprio dobbiamo parlare di fatti, la Juventus con tutti i giovani va a livello di cartellini a 50 milioni in più di quello che era prima. Ma io sinceramente... Evidentemente hanno giocato questi giovani, ma poi potete dire è stato costretto, non è stato costretto, però i fatti dicono che questi giovani hanno giocato. Sì, ma hanno giocato meno di quanto avrebbero dovuto giocare, forse, e segnatamente su Yıldız, sai Beppe, lo scintillante rendimento di Chiesa nell'ultimo periodo, che ha fatto pena, schifo e compassione anche in nazionale, e Milik che quando l'ha messo dentro al posto di Yıldız combina quello che combina contro l'Empoli, non mi pare che abbiano giustificato tutti e due l'estromissione di Yıldız a loro favore. Sì, ma siamo pienamente d'accordo, come tu ben ricorderai feci proprio un articolo su Yıldız, ti ricordi? L'avevi letto te in anteprima, sì. Infatti io scrissi anche è nata una stella allo stadio, appunto, cioè, quindi non possiamo nascondere anche queste cose qua. Bisogna anche capire però magari da parte della società, dato che comunque avere un Federico Chiesa, cioè tu hai un giocatore su cui hai puntato molto, su cui hai speso molto e su cui devi comunque far fronte anche al valore del cartellino, e Chiesa comunque sia, anche se rimarrà in bilico, se poi sarà ceduto, non ceduto, rimarrà la Juve, comunque sia la persona titolare di questa Juve, non lo è Yıldız. Yıldız è appena, diciamo, non esploso, ma diciamo è uscito quest'anno a far vedere quello che è il suo valore. Sicuramente avrà più spazio, e per mio parere personale io punterei molto più su lui che su Chiesa. Volevo fare una domanda, anche perché se getti nella mischia Yıldız adesso con la Juve proprio allo sbando, non gli dai una mano? Perché
è quello che volevo dire io prima. Esatto, perché gli daresti la possibilità, tra virgolette, di... Sono quasi contento che Iliz non sia protagonista del disastro attuale. Esatto, come capro espiatorio di un eventuale disastro della squadra. Quindi come un giocatore che non avrebbe la caratura, la personalità per guidare una squadra come la Juventus, vedi, poverino, cosa che fisiologicamente non la può avere. Volte che entra può far poco, poi per carità, magari ci si può anche aspettare di più, ci sono alcune volte in cui è entrato e che proprio non ha dato nulla, però si vede che è ancora troppo più grande di lui anche questa situazione. Facciamo una cosa, Maico, devo dare la pubblicità perché è un passativo. Io tra l'altro su lei lo venderei, è qualcun altro che, cioè, si dà delle valutazioni incredibili, si dice che è merito di Allegri, non è vero. Ti sarà le valutazioni e ti darà il merito a chi lo ha fatto. Allora, Beppe, riesci a restare un attimo ancora? Certo. Perché vorrei far vedere, partire dalle probabili formazioni di Lazio-Juve, un po' anche per provocare, per dirvi, ma la Juve, e qui darei ragione agli allegriani, è così tanto più forte della Lazio negli 11? Pubblicità. Urogermine Prostata contribuisce alla funzionalità della prostata e delle vie urinarie. Urogermine Prostata funziona e si vede. Urogermine Prostata, universo benessere, da Pull Pharma. L'innovazione è nella nostra storia. Oggi, con la connettività ultraveloce, possiamo consentire alla chirurgia di intervenire da remoto, rendere più competitive le nostre imprese e il Made in Italy, migliorare la sicurezza alla guida e le comunicazioni e lanciarci verso nuove frontiere. Connettività ultraveloce. L'Italia cambia con te. La passione per lo sport è personale. Ma la passione è la stessa! Ecco perché sosteniamo i grandi e piccoli club di tutta Italia. Perché per noi la passione fa la differenza. Betsson.sport. Ma che cosa... Ancora? Ok, è chiaro. Apri conto corrente arancio e accredita lo stipendio. Hai il 5% per 12 mesi sul tuo primo conto arancio. The Champions League match is starting in 30 minutes. Baba! Virgil, Thierry, Totti! Totti? My lucky sock. Honey, my sock! Totti! Rieccoci con Calcissimo. Mike, dai messaggi da YouTube. Ah, fino alla fine, mi spiegate per quale motivo Hendrik gioca titolare nel Brasile e Yildiz non gioca titolare nella Juve? Wesley risponde: perché Hendrik ormai è un fenomeno. Fausto Torresi dice: un tridente Yildiz Vlahovic Chiesa non funzionerebbe perché tra questi tre giocatori... Mike, scusami, Jimi Hendrik è un fenomeno in base a che cosa? Dove ha giocato Jimi Hendrik finora? Che era Palmeiras? Allora basta, possiamo Poi Fausto Torresi dice: un tridente Yildiz Vlahovic Chiesa non funzionerebbe perché tra questi tre giocatori insieme non c'è intesa, ma appunto bisogna lavorare. Sirafro invece è un po' più pungente. Yildiz faceva sempre la solita giocata, gli hanno preso le misure, esattamente come con Leao, che ora può fare il fenomeno su NL dove non lo conosco. Poi lo salutiamo Roy Levare, uno dei nostri fedelissimi. Antonio Giambò: suonerà retorico, ma lo Special One considerava Pellegrini un panchinaro. Potrebbe essere che Allegri sbagli qualche valutazione. Poi Simone A: con tutto rispetto per la Miglia Mal, che è un fenomeno, giocare in Italia nelle big per il tipo di calcio presente è infinitamente più difficile. In Spagna, tolte le tre, non esiste fase difensiva. Vabbè. Poi Simone Fortuna: Allegri ha distrutto Juve come il Milan. Mike Gallo: prova per vedere se vi vede. No, scusate. Poi Claudio Butricchi dice: a me, per me hai ragione, ma abbiamo adesso parlare con un 3-4-3. Con un altro modulo troverei la squadra non equilibrata, però bisognerebbe vedere che tipo di mercato. Allora, Mike, fermiamoci un attimo perché leggo io qualche messaggio. Vabbè.
qua su WhatsApp, la Juve vince, è stato investito anche Dybala, poi l'ho scaricato, il siccome non gioca perché si è montato la testa, e quando il giocatore va per i fatti suoi destabilizza la squadra. Mi sembra che il resto della squadra stia volando. Allegri su oggi dopo la partita di Coppa Italia, questo giocatore va disciplinato. Il peccatore ha strapazzato Medvedev in 1:09. Chantel, ti vogliamo in piedi sul divano ad esultare? Assolutamente sì, team peccatore, l'ho fatto. Gianluca può testimoniare. Esatto, ha cacciato Marotta regalandola all'Inter, ci ha distrutto tenendoci prigionieri di un quadriennale a un concorrente di Ballando con le Stelle. Ringrazio la provvidenza che Agnelli non è più il presidente della Juve. Oh, bravo. Stavo facendo zapping, ma ho visto che non c'era quale e mi sono fermato. Bravo! Sai quando Allegri, quando Agnelli ha cominciato a tifare per se stesso e per le sue due piuttosto che per la Juve? Il disastro è colpa della società dell'allenatore. Senti, Beppe, parto da te. Ti faccio vedere perché questa, purtroppo, si è creata questa crociata allegriani anti allegriani. Ma ormai nella Juve è intestinata da diverso tempo. Allora io ti faccio vedere una cosa, magari per corroborare la tesi degli allegriani. Domani Lazio e Juve si dovrebbero schierare con queste due formazioni, Beppe. Te leggo. La Lazio si dovrebbe schierare con Mandas in porta, Gila, Romagnoli, Casale, Felipe Anderson a tutto campo a destra. Uno che non le manda a dire. Marusic a sinistra, Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto, Zaccagni alle spalle di Immobile. Nella Juve, Szczęsny, Rugani, che gioia, Bremer, Danilo, Cambiaso, McKennie, Bip, Rabiot, Ealing, Chiesa, Ken. Per me è forte la Juve. Per Mike, Mike dice, per me a livello di singoli è meglio la Juve. Beppe? Assolutamente d'accordo con Mike. Quindi domani Juve deve vincere per forza, perfetto. No, è più forte, poi sarebbe vincere per forza o meno, lo so. Aspetta, a volte non vince sempre più forte, tante però volte è ovvio che sulla successo. Carta i giocatori della Juventus, allora, con tutto il rispetto della Lazio, ma mi sembrano comunque, per la maggior parte, i più sono superiori. Allora, Locatelli, faccio io un 11 contro 11 rapidissimo. Locatelli è come se un tubista si trovasse in una sala operatoria o un neurochirurgo si trovasse a piegare tubi, ok? In una fabbrica metalmeccanica. E qua ho detto tutto. Ealing probabilmente può giocare nella Pro Sesto, e non me ne vogliono i tifosi della Pro Sesto. Mi rendo conto che insomma possa dare fastidio un accostamento del genere per la propria squadra. Ken non lo voglio neanche commentare, mi rifiuto proprio anche vivo perché proprio vivo di Immobile, eh? Almeno secondo me invece arrivavo, quello è un ex giocatore Immobile, è Immobile di nome e di fatto, insomma ragazzi, la difesa della Lazio è bella, più o meno si equivalgono, la difesa della Lazio, Gilardino, Romagnoli e Casale, la difesa della Lazio è un incubo in confronto alla difesa della Juve, questa difesa della Juve vale la BBC. Beh, Rugani viene da una stagione pressoché ottima, assolutamente, e non le mandasse a dire questo, pure che lo mandassero la difesa senti Beppe, quindi fondamentalmente secondo te la Juve è più forte e teoricamente dovrebbe, agli onori del pronostico, dovrebbe vincere. Ma il pronostico, comunque, secondo me la Juve è superiore. Dovrebbe, sulla carta, dovrebbe riuscire a portare a casa la vittoria, ma anche perché comunque la Juve non è che ha altre vie, deve per forza comunque vincere e macinare un po' i punti. All'andata abbiamo già visto comunque le squadre e la differenza delle due squadre qual è stata, al di là di Tudor o non Tudor. E Paolo, c'era il miglior Chiesa in quel momento lì, infatti ha fatto una delle migliori partite la Juve, Davide, devono essere sempre giocate anche se tu sei sulla carta superiore. È ovvio che se noi dobbiamo mettere il Chiesa che conosciamo, come tu adesso appena citato, o qualche giocatore che ha la Juve in ottima forma, io credo che sulla carta la Juve è superiore. Poi ovvio, se la Lazio sarà più in forma della Juventus e la Juventus farà una partitaccia come quelle 8 precedenti che abbiamo fatto, a parte Napoli-Atalanta, allora a quel punto il disco cambia musica. Poi vediamo Beppe, anche perché ripeto, io l'ho detto loro prima in pubblicità, anche io resto convinto che per me domani sarà un X2, cioè domani per me la Juve dà la prova di reazione. Allora, non è un bel risultato, X2 è un bel risultato, però secondo te, in confronto alla partita di andata che era una Lazio, quella di Sarri, che era proprio fatta a misura per la Juve di Allegri, la Lazio di Tudor bisognerà vedere che tipo di squadra, che caratteristica avrà, perché anche la Lazio può avere lo stimolo del nuovo allenatore, però chiaramente tra le due sì,
È una partita abbastanza equilibrata, però sì, se devo mandarci un centesimo in più lo metto. Tu dici che la Juve è favorita. Sì. Beppe, ti faccio invece un'altra domanda prima di lasciarti andare. Ma secondo te nella testa di Allegri è più importante la partita di domani o quella di martedì? E la faccio poi a tutti questa domanda. No, secondo me nella testa di Allegri le partite sono tutte importanti, come nella testa dei giocatori, nella testa dei tifosi e anche della società. Non c'è da pensare quale è più importante o quale non lo è. Io credo che domani sia un crocevia subito fondamentale per il proseguo del campionato. Domani, se tu esci con un risultato negativo da Roma, e lì rischi anche poi nella partita di andata della semifinale di Coppa Italia. Quindi la Juventus, quantomeno, mi riferisco già al discorso che faceva Crisci all'inizio, bisogna vedere come interpreterà la partita, perché è ovvio che se tu fai una debacle dove perdi 3-0, prendi 3 gol di scarto, è un conto. Però se vediamo una Juventus, per dire, che gioca come ha giocato a Napoli, sperando che non si mangia 8 occasioni da gol, come è successo con Napoli, allora è ben diverso. Perché la scorsa c'era Pasqua Lazio-Juve. No, per me non è una questione di prestazione, per me è una questione, banalmente, per una volta sono d'accordo con Allegri, di risultato. Cioè, dopo 7 punti in 8 partite, comunque giochi domani, a me non interessa, deve vincere. Vabbè, certo, siamo tutti d'accordo, Gabriele. No, io mi riferivo al fatto che comunque è normale che se tu vai a giocare una partita come hai fatto contro l'Empoli, non è che te ne vai con un risultato positivo, certo, da certo, Roma, certo, sì, contro sì, la Lazio. Sì. Se interpreti la partita come magari hai fatto a Napoli, secondo me abbiamo buone probabilità. Anche perché non c'è quello che si mangia 4 gol a partita. Grazie, quindi. Beppe, sei stato gentilissimo. Ciao, quindi, Beppone. Buona Pasqua. Auguri. Ciao, auguri. Buona Pasqua. Un abbraccio a tutti. Auguri. Ciao. Allora, ciao. Attiviamo un po' in parte. In realtà però facciamo un po' adesso un... Su YouTube c'è un Allegriano che vorrei leggere. Vai. Antonio dice: Thiago Motta ha dato gioco come allenatore da Juve, modulo che asfalterà tutti con il gioco, ma sembra che date già per spacciato Max. Bisogna andare sempre cauti, rinforzate la squadra e poi ne riparliamo. E dice ancora: ribadisco, fate un mercato serio a Max, e con Max già l'anno prossimo puoi vincere subito lo scudetto. Scusami, gliel'hanno fatto l'anno scorso il mercato serio, che ha preteso lui, gli hanno preso Di Maria, gli hanno preso Paredes, che poi non l'ha fatto mai giocare, Pogba che non stava in piedi, ragazzi. E poi diamo soddisfazione per quello che costi. Diamo soddisfazione a Daniele Picchio, gli leggiamo un messaggio. Ma Daniele è quello che lo chiama Caffonella. Sì, sì. Già fatto, ma con questa rosa Allegri ha fatto molto bene, basta cazzate, lo dicono tutti gli addetti ai lavori e non i tifosuncoli come Cantella, è inutile piangere con Motta e De Rossi. Allora, tifosuncoli, allora Mike, parto da Rocco. Eccomi. La Juve va a Roma domani e il Milan gioca a Firenze, giocano non in contemporanea, la Juve alle 6, il Milan alle 20:45. Chi rischia di più secondo te? Se la Juve o il Milan. Tra l'altro leggevo che il Milan stasera era rimasto bloccato a Malpensa, poi non so se si è sbloccata la situazione. Vabbè, a parte questa nota di colore. Vabbè, al limite non si presenta. Però. No, secondo me dico che la Juve rischia di più, ma semplicemente perché ci sono una serie di variabili in questa partita. Il nuovo allenatore della Lazio, che non so quanto abbia lavorato in queste 2 settimane dalla sua nomina, ma allo stesso tempo dico che se ha già iniziato a piantare i semi del suo solito gioco, potrebbe essere una partita più difficile da affrontare per la Juve, come stile di gioco, perché comunque la Juve senza attacco poi, come sì, ma comunque Sarri chiaramente prediligendo più un gioco di possesso, era un match fantastico per la Juve, perché la Juve non ti fa penetrare palla al centro, ti costringe al possesso palla perimetrale e buonanotte. Invece la Juve, che sta bene fisicamente, ha quasi sempre giocato al gatto col topo Allegri con Sarri, certo, infatti certo, l'ha sempre certo, quasi certo, sempre fregato. Ma infatti con Tudor sarà interessante. C'è da dire, bisogna capire quanto Tudor è riuscito a lavorare in queste settimane, però la Juve rischia, secondo me rischia di più del Milan a Firenze. Davide. Allora, io per 2 motivi, al di là delle banalità e il fatto che è un campo difficile, sono quasi sicuro che il Milan domani non vinca a Firenze. Primo perché secondo me la Fiorentina vorrà fare un figurone, che sai, la prima partita dopo il lutto, per cui secondo me farà il risultato sia col Milan che con la Juve, te lo dico. E poi perché con i miei luminari dell'Interclub, immaginati un luminare così, abbiamo inquadrato il fatto che una delle prime 4 stecca sempre ogni domenica. Per cui secondo me il Milan è quella che rischia di più. Tranne l'Inter. Me...
Inter-Empoli mi aspetto. Partita più importante della stagione. Bologna-Salernitana, penso che vinca il Bologna. Rischia più il Milan, secondo me. Mike. No, ma anche io sono d'accordo che sono d'accordo con Rocco, cioè rischia più la Juve, ma ripeto, perché è un'incognita, senza attaccanti, non sappiamo appunto che... Ma Rocco ha detto che rischia di più la Juve. Sì. Ah, ok. E senza attaccanti, non sappiamo in quali sono, se in queste due settimane sono andati tutti via, quindi insomma come sono i rapporti. La Lazio poi credo abbia potuto, io non so quanti nazionali avesse la Lazio, quindi non so con quanti giocatori abbia potuto lavorare. Spero pochi per il bene Tudor. Delle varie nazionali che li avrebbero no, dico, quindi diciamo che forse Tudor ha potuto lavorare con più giocatori rispetto ad Allegri, ovviamente. Sì, ma io parlavo proprio di tempo, di presenza di giocatori. Poi è stata anche una mossa importante quella di prendere Tudor prima della sosta, in maniera tale da anche due settimane per lavorare. Quando c'è una società presente. No, infatti. Allora, faccio così, prima di sentire parlare di Gabri. Mia, secondo me, non... Mia può vincere la Firenze. Può vincere. Mando la pubblicità, dopo sento il parere di Cantella, perché dobbiamo adempiere a degli obblighi pubblicitari. Tassativi, diciamo. Sì, però è un tassativo diverso questa volta, pubblicità. Con Vividenx Elite 100% xilitolo. Vividenx, vivi fresh al 100%. Se ti viene fame al lavoro, con gli amici o in famiglia, entra nel mondo gastronomico di Glovo. Piatti salutari, locali, asiatici e molto altro. Con promozioni ogni giorno fino al 50%. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e tutto ciò che vuoi. E ricevilo in pochi minuti. Il futuro. Affrontalo con la rete mobile più veloce d'Italia secondo Ookla. 150 giga e chiamate illimitate a 7,95 euro al mese. Per superare ogni tipo di sfida, anche con te stesso, con Fastweb Mobile. Tu sei futuro. Ti aiutiamo a scegliere la casa dei tuoi sogni. Sì. Perché noi di Tempo Casa abbiamo a cuore i sogni di tutti, anche dei clienti del futuro. Tempo Casa, ed è già casa. Fermi tutti, ma il mutuo? Ci pensa più Mutui Casa. Urogermin Prostata contribuisce alla funzionalità della prostata e delle vie urinarie. Urogermin Prostata funziona e si vede. Urogermin Prostata, universo benessere, da Pull Pharma. Les garçons et les filles, c'est fait pour vivre ensemble. C'est normal, pourvu qu'ils soient d'accord, rien d'anormal. Rompi il ghiaccio con Vividenx Elite 100% xilitolo. Vividenx, vivi fresh al 100%. Se ti viene fame al lavoro, con gli amici o in famiglia, entra nel mondo gastronomico di Glovo. Piatti salutari, locali, asiatici e molto altro. Con promozioni ogni giorno fino al 50%. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e tutto ciò che vuoi. E ricevilo in pochi minuti. Il futuro. Affrontalo con la rete mobile più veloce d'Italia secondo Ookla. 150 giga e chiamate illimitate a 7,95 euro al mese. Per superare ogni tipo di sfida, anche con te stesso, con Fastweb Mobile. Tu sei futuro. Ti aiutiamo a scegliere la casa dei tuoi sogni. Sì, perché noi di Tempo Casa abbiamo a cuore i sogni di tutti, anche dei clienti del futuro. Tempo Casa, ed è già casa. Fermi tutti, ma il mutuo? Ci pensa più Mutui Casa. Reflusso gastrico? Trio di Geracid e Reflusso. Controlla l'iperacidità prevenendo i bruciori e i dolori di stomaco. Trio di Geracid e Reflusso. Fai pace con il tuo stomaco. E in caso di cattiva digestione, Trio di Geracid e Digestione. Tre azioni in una sola bustina. Riccoci calcissimo, vi faccio vedere qualche meme. Questo è il primo di Chantel che augura a tutti buona Pasqua. Bello, bello, mi piace. Chiaramente sì. Adesso arriverà qualcuno un po' più blasfemo, lo so già.
Questo qua è uno che è il Night Club. Siamo io e Carrieri. No. Mamma mia! Ti piaccio, Carrieri? Mamma mia! No? Scritto, no, ma c'è scritto cucciolone! E beh, certo. Sulla maglietta di Carrieri. Poi, questo e questo è blasfemo, ma non blasfemo. Oddio! Però dobbiamo farla vedere la Trinità con Crisci al centro. O finirà così, purtroppo. Cioè, io sono quello che sta pregando. No, questa saremo noi dopo la sua Juve. Non ci posso fare niente. Non ci posso fare. E poi, caro il nostro Rocco, che ha fatto il furbacchione durante la pubblicità, guarda cosa ti faccio vedere. Vai, presentalo. Ah, che bello. Questo è il nostro magazine. Io faccio parte di un progetto che si chiama Sportellate, che è un blog che tratta di sport a 360 gradi. Da qualche mese è possibile associarsi a questo progetto e gli associati riceveranno un magazine trimestrale come benefit. Un magazine che è possibile acquistare anche in maniera cartacea, non essendo abbonati, tramite la compilazione di un form sul nostro sito. Abbiamo deciso di dedicare la quinta uscita al numero 5 perché, secondo me, è un numero spesso sottovalutato nel mondo dello sport, e visto che coincideva anche questo periodo con la scomparsa di Beckenbauer. Guarda, mentre tu parli ti faccio vedere tutto che ho trovato sul profilo Twitter. Ah. Sportellate. In realtà era già visibile, sì, era la prima pagina, quasi parla di numeri. La seconda slide ci sono tutti Zidane, Bellingham, tipo. Busquets, Carlos Volante, Beckenbauer, la parola di Alex Campanelli, lo vorrei dire, che tra l'altro con cui sto parlando in questo momento. Poi vabbè, ci sono un'altra serie di articoli dedicati. Locatelli non l'avete messo. L'avevo detto io l'altra volta, però no. Scherzo, magari al numero 50 dedicheremo un... No, scherzo. Scherzo. È uno spazio. Comunque, è un bel lavoro. Io da revisore, da direttore editoriale, ho avuto modo di leggere tutti gli articoli, e non perché sono io anche dietro a questo progetto, ma mi posso assicurare che sono articoli di una qualità che vale la pena, perché che li ho vale letti. La pena leggere. E poi ci sono anche delle bellissime illustrazioni da collezione. Ci sarà l'illustrazione di Falcao, l'illustrazione di Beckenbauer, di Vettel. Quindi... un bel progetto a cui abbiamo lavorato dai primi di gennaio, e quindi, insomma, secondo me vale la pena leggerlo. Tra l'altro, il secondo invece sarà una guida agli europei. Ah! Quindi... Che fa sempre comodo, e quindi, insomma... Allora ti inviteremo, perché noi faremo... Molto volentieri. Probabilmente un format sugli europei, e potremmo sfruttare il buon Rocco. Molto bello che Kvaratskhelia, cioè la Georgia, che è la prima volta, da infortunato si è messa a ballare. Esatto. Ce ne fregano di Kvaratskhelia, che è andato... europei, perché la Georgia... Pure Szczesny è andato, perché ma non nominiamo per pudore. La Georgia è... forse l'unica esordiente, o forse ce n'è qualcun altro, non vorrei dire agli europei, di quest'anno, sì, di quest'anno penso. Sì, dovrebbe essere la prima, sì, è l'unica esordiente. Beh, così come è entrata esce, esatto, ce ne faremo una domanda, ma per folklore, bello, per folklore, sono le storie che piacciono nel calcio, proprio. Allora, la guida la fai per conoscere squadre di questo tipo. Allora, a proposito, io invece l'europeo lo guardo per vedere Kvaratskhelia uscire dopo 3 sconfitte. Benissimo. Allora, a proposito di Milan, e Roma, una dozzina di gol subiti, perché sa. Bravo. E la Slovacchia di Lobotka che va al Barcellona tra. Sì, bravo. Va bene, io quando Cantella, lo vedo, esatto. Io e Cantella andiamo Real Madrid, a Sky o alla Rai, dai. Sì. Real Madrid. Rocco, parto da te. Sì. Milan intitoliamo scoglio punta, ma con Pioli o un altro allenatore? È uscita questa esclusiva, noi abbiamo letta ieri sera, già a 00:40 rimbalzava sui vari social, ma già sulla Gazzetta c'era. A Furlani, a parte che qualcuno in studio si è permesso di dire, ma siamo sicuri che Furlani ci sarà l'anno prossimo? E chi lo sa? Lo saprà solo lui. Però dalle parole che lui ha, che abbiamo evinto, abbiamo capito che Leao vuole restare sicuramente, mentre già abbiamo letto Maignan e Theo Hernandez, se arriva un'offerta importante, possono andare. Pioli ha glissato un po'. Allora chiedo a te, visto che l'investimento in Milano lo farà sull'attaccante, chi ti piacerebbe e da chi ti piacerebbe che venisse allenato? Sì. Ma devo dire che io ne avevamo già parlato la scorsa settimana, io avevo espresso apprezzamento per Gyökeres, l'attaccante dello Sporting Lisbona. È un profilo interessante, comunque già si sta misurando con l'Europa, non l'Europa
quella più importante, ma comunque con un livello europeo sicuramente apprezzabile. A me come allenatore, devo essere sincero, piacerebbe Thiago Motta, però capisco che il nome più in voga, per cui fa comodo dirlo. Quello su cui sono abbastanza sicuro è che Pioli non ci sarà l'anno prossimo. Io Pioli, Allegri li vedo out. Tu non hai notato che in questi giorni molti hanno paura di dire Pioli e Allegri sono out alla fine della stagione, proprio perché scusami se ti ho interrotto. Fai tranquillo, no, tranquillo. Perché secondo me poi gli uomini che poi decideranno, e per il Milan e per la Juve, cioè Ibrahimovic e Giuntoli, secondo me hanno già scelto. Però si ha sempre un po' di timore a Pioli dirlo. Secondo me ha più possibilità di ribaltare la situazione. No, ma secondo più me possibilità, tra virgolette, perché dovrebbe vincere l'Europa League. Sì, ho capito. Perché sei impegnativo. Beh, insomma, se porta a casa una Coppa Europea, quello è vero. È difficile mandarlo ma via. Ma è la fine di un ciclo. Cioè, lo culmini con quello e poi cambi. Cioè, io non credo che per me dire vinci un trofeo vuol dire... Se tu basi sulla fine del ciclo, doveva già finire allora un anno fa. Infatti hanno sbagliato a tenere un altro anno. Scusami, Rocco. No, tranquillo. Io sono assolutamente d'accordo con te. Tra l'altro, come dire... anche la tifoseria del Milan forse non è così polarizzata come quella della Juve, però anzi forse magari più unanime nel dire che Pioli non che stia facendo male, attenzione, però probabilmente è un ciclo finito, un ciclo. Chi vedreste bene al posto di Pioli? Porto a te, Rocco, perché ho detto Thiago Motta, però Motta. È più difficile. C'è qualcuno che invoca Sarri? A me piacerebbe Sarri, tanti dicono mi piacerebbe. Beh, Sarri magari Palladino, sfruttando anche l'asse Monza-Milano. Palladino Conte. No. Conte. Secondo me andrà Conte. No, per me non è proprio la squadra da Conte, cioè per come impostata. Chi vedrà se vai Conte poi ti fa rivoluzionare la squadra. No, secondo me anche io sono d'accordo con Thiago Motta. Non ci va. Ti dico, secondo me va Conte, però vedrebbe molto bene De Zerbi. Gabri? Ma io direi per il Milan De Zerbi, qualora si muovesse dal Brighton. Però lo vedo bene. De Zerbi, tu lo prendi, è anche un allenatore molto divisivo, attenzione. Cioè, sì, a me piace tantissimo me De piace. Zerbi e non condivido le critiche che spesso sono prevenute nei confronti di De Zerbi, però molto ideologiche. Ti stai mettendo in casa uno che potrebbe fare grandi cose, ma come, allo stesso tempo sarebbe accentuato ogni fallimento. De Zerbi comunque in questo momento nelle mire addirittura del Bayern Monaco. Io credo che De Zerbi o si muova quest'anno o rischia di non fare quel salto. Secondo me Brighton è un'ottima squadra, ma secondo me lui deve cominciare a... No, ma io sono d'accordissimo. Allora, vi faccio vedere qualche grafichina. Parto dagli amici di Sal Tipster. Chi arriverà davanti alla fine tra Milan e Juve? 53 Milan, 47 Juve. Gabri si era già esperso, ha detto Milan, giusto? Milan. Davide? Penso, non è scontato perché alla fine il Milan... Cioè, l'impegno di Europa League potrebbe però penalizzare un po' il Milan, nel senso magari si concentra di più sul campionato. Cioè, c'è ancora Juventus-Milan a Torino. Si concentra di più sull'Europa League? Sì, beh, decisamente. Contando che la Juve gioca in casa lo scontro diretto col Milan, però in questo momento se devo valutare le condizioni di forma, il calendario, ti dico Milan. Però percentuali sono molto vicine, 53-47. Infatti è giusto più o meno, ci stanno come 55-45, Tom, ma comunque sì. Mike, dopo lasciare qualche messaggio YouTube? Per me Milan. Milan, Rocco, per te? Milan o Juve davanti? No, Milan. Milan, me ne faccio vedere un'altra. Fiorentina. Sì, bravissimo, sempre quella abbiamo. Ma tu mi hai già risposto come Chantal, allora lo chiedo solo. Io ti dico alto, dico arrivano a pari punti. Esatto, a Rocco, a Mike. Rocco, chi arriverà davanti tra Lazio e Fiorentina? Cambiata. No, secondo me alla lunga la Lazio potrebbe arrivare davanti. La Lazio, Mike? Anche io ti dico la Lazio, anche perché la Fiorentina è stata spianata per la finale di Conference e quindi avrà impegni un po' impegnativi. Scusate, gioco di parole. Avrà partite più impegnative. Allora, ti faccio leggere qualche messaggio. Ho deciso di fare l'ultimo blocco, un blocco totalmente per i telespettatori. Leggiamo tutti allora, i messaggi, anche Leone le dice... cazzate che scrivono, leggiamo tutti. Va bene, facciamo un bestie soft. Soprattutto le cazzate. Facciamo 12 minuti, dove anche se ci insultano le leggiamo. Allora, salutiamo innanzitutto Alessandro Crivelli, Poi Corrado Leone, rischia di più la Juve, visto che ormai non vince più una partita manco per sbaglio. Invece il Milan ne ripresa sta al secondo posto che ormai è consolidato. Poi Giampiero Pocarione, per me la Juve col centrocampo che ha non è capace di reggere le tre punte, però anche lì bisogna vedere che tipo di mercato fare.
Daniele P. L'eventuale nuovo allenatore con questa rosa non può fare molto meglio. Discussione chiusa. Beh, se sei convinto tu, cosa ti devo dire? Poi vediamo un po', andiamo avanti. Fino alla fine, comunque, tutto il contrario di tutto. De Zerbi e il Bayern Monaco va bene con quelle praterie in difesa, lo so, però insomma, se Bayern Monaco lo cerca. Mi piace perché Grisci si mette, li legge e si risponde da solo e riparte da solo. Cioè, noi abbiamo capito la mazza quello che ha detto, però a me va bene, tanto. Vuoi leggere qualcos'altro, Mike? Shelby dice per il Milan ci sarà Juric. Credo di aver intenduto che abbia fatto il nome di Juric, ecco. Poi basta, per il resto solo. Allora, si per il Milan c'è dice Shevchenko. Buonasera, tra Pioli e Motta mi tengo Pioli. Tra andata e ritorno contro il Pioli, il Bologna Pioli superiore, Domenico da Taranto. Poi il nostro amico, quello che chiama Cafonella Gabri, però scrive un messaggio che dice: per favore leggetelo tutto quanto. Io lo leggo. Ma Gianluca è seduto su una sdraio da spiaggia? Sì. Crisci, l'agnello l'hai mangiato intero? No, è lui l'agnello. Sì, cioè, io questa qui sono due o tre giorni in cui questo è il messaggio. Tello scrive, Tello Zonotto scrive, una sera che finite, andiamo a ballare a Giascavalli. No. Beh, bel posto. No. Ci sono sta. Sì, ci veniamo. Assolutamente. Viene anche Cantella. Allora, capisco che è lungo, ma leggilo tutto. Non l'avevano chiuso il Giascavalli, no? No, non è aperto. Ah, aperto. Capisco che è lungo, ma leggilo tutto, altrimenti non si capisce il senso. Io credo che Allegri si sia meritato l'anno prossimo. L'anno scorso è stato il capitano, e su questo sono d'accordo. L'unico, tra l'altro, a guidare la Juve fuori dalla tempesta, dalle penalizzazioni, e quest'anno si è ritrovato imbottito di ragazzini della Next. Stronzata clamorosa. E nonostante tutto, in cima alla classifica. Ma come? Cima? Ma chi? Mentre deve avere una rosa più competitiva e dimostrare che non è finito. Allora che la Juve meriti una rosa più competitiva, penso che qualsiasi tifoso della Juve se lo auspichi, perché non possiamo dire che merita anche un allenatore. Merita anche un allenatore più competitivo. Poi voglio vedere tanti giocatori, anche pensa Miretti che detesto, Locatelli. Io questo lo dico sempre a Gabriele. Io Miretti vorrei vederlo con un altro allenatore, ma allora, perché è così scarso per me. Allora, intanto non è in vetta, è a 139 da a meno 139 dalla vetta, mi pare, no? Chi? No, non lo so, quanti punti sono? 840. Ma poi vogliamo raccontare 840. L'anno scorso, prima della tempesta. Bravo, stavo per dirlo io, dillo tu, vai. Dillo tu. Vabbè, vai. A parte 5-1 Napoli, un girone vergognoso in Champions League, è tutto lì da vedere. Ecco, spartiamo questo tabù, anzi, diciamo proprio che è una stronzata. Va bene, allora diamo la pubblicità. Lo e ripeto. Come? E buona Pasqua dopo questo. No, però lo ripeto, ve lo dico già, ve lo faccio vedere tra poco, leggerò in diretta tutti i vostri messaggi e vi farò rispondere dai nostri telespettatori, dai nostri ospiti, anche perché sinceramente non so più che cosa devo dire. Perché questo? Per la bella abitudine delle soste delle nazionali. Se vuoi facciamo l'Inter piomba su Hermoso, addio ad Acerbi. Anzi, no, una cosa su Acerbi però voglio chiederla al nostro Rocco Nicita, che magari ci saprà dare una rilettura un po' diversa del caso Acerbi, Juan Jesus, sì. Ma a corollario, e poi non ne voglio più sentire parlare. Però questa sera, visto che è il Venerdì Santo, a maggior ragione chiamiamolo Giovanni Gesù. Vuoi dare la mia pubblicità? Ti ho mandato anche le due prime pagine di Corriere e tutto Sport. No, guarda, la pubblicità la facciamo dare a Carrieri. Inizia, lo so io cosa fa. Per favore, fallo stare fermo. No, dai. Non lo so come volevo. Mandiamo in pubblicità. Ken, storia assurda. Questa è la prima pagina. Che devo dire? Ken, storia assurda? Ma in che senso? Sì, non nel doveva, senso che è assurdo che giochi a calcio. Non doveva essere in rosa. Oggi è chiamata a rialzare la Juve contro la Lazio. Ed è però vero, però. Pensa. Ma però, con questa posso andare in pubblicità. Esatto. Però. Reflusso gastrico, trio di Geracid e reflusso. Controlla l'iperacidità prevenendo i bruciori e i dolori di stomaco. Trio di Geracid e reflusso. Fai pace con il tuo stomaco. E in caso di cattiva digestione, trio di Geracid e digestione. Tre azioni in una sola bustina. La passione per lo sport è personale. Ma la passione è la stessa! Ecco perché sosteniamo di grandi e piccoli club di tutta Italia. Perché per noi la passione fa la differenza. Betson.sport. I capelli sono sempre stati un problema. Più li lavavo, più la forfora aumentava. Poi ho scoperto Restivoil, l'olio shampoo con azione antifurfora immediata ed antiricomparsa fino a 6 settimane. Ora i miei capelli sono belli. A prova di bacio. Restivoil, azione antiricomparsa fino a 6 settimane. Per performance antifurfora superiori, scopri le 5 azioni di Derma Expert, shampoo più siero. Ma che cosa? Ancora? Ok, è chiaro, è chiaro. Apri conto corrente arancio e accredita lo stipendio. Hai il 5% per 12 mesi sul tuo primo conto arancio.
my lucky sock. Honey, my sock. Tutti! Urogermin Prostata contribuisce alla funzionalità della prostata e delle vie urinarie. Urogermin Prostata funziona e si vede. Urogermin Prostata, universo benessere, da Pull Pharma. Rieccoci ragazzi. Allora, dobbiamo trovare degli argomenti, caro Carrieri. In realtà quello di Acerbi non è che... Allora, ti faccio vedere le prime due pagine. Questo è il Corriere dello Sport. Rapace, Sinner distrugge Medvedev e occhio che se vince contro il bulgaro Dimitrov va numero due nel tennis. Esame olimpico con la nuova Lazio di Tudor. 18 tra parentesi. Juve meno 11. Allegri punta quota 70 per l'oro Champions. Beh. Cristante il futuro della Roma. Napoli tutti abbracciati a Juan Jesus. Stanotte ricordatevi di mettere l'orologio avanti di un'ora. Questa è la cosa più importante. Se Juve meno 11, nel senso Allegri ti costa sempre 11 punti. Esattamente. Esatto. E poi c'è la prima del tutto sport, mamma mia, con Sinner. Ken, storia assurda. Senza Vlahovic e Milik, Allegri gli chiede gol Champions. Mi aspetto molto, la società mi ha rinnovato la fiducia. Ma hai avuto dubbi. Ansia per Luis Alberto, come dicevate tutti. Eurotoro gioca nei 25.000. Inter, gelo su Acerbi. Bigliol, Scurs nel mirino. Allora, Davide, parto da te. Perché evidentemente però un qualcosa la vicenda Acerbi l'ha lasciata. Vabbè, certo, più che un qualcosa. Che al netto del fatto che le sentenze si rispettano, per cui lui viene di fatto giudicato non colpevole per insufficienza di prove, però all'interno dell'Inter lo sanno che con tutta probabilità il comportamento non proprio ortodosso del giocatore in quella circostanza ci sia stato. Per cui, dato che evidentemente non possono licenziarlo perché manca la base per farlo, però... Secondo me faranno diverse valutazioni anche sulla difesa, cioè tenendo conto anche del fatto che lui non è più giovanissimo, nonostante gli avesse il contratto rinnovato fino al 2026, secondo me potrebbero utilizzare la storia di Inter-Napoli come scusa, ovviamente non la metteranno mai, qualora trovassero un profilo più giovane, un profilo di mercato in difesa. Mi sembra che però sia così, Rocco, chiedo a te, poi a Mike, se l'ha parlato a un certo punto di rinnovo, se tu poi lo cacci, è chiaro che l'episodio di Inter-Napoli sia l'episodio madre per mandarlo sì. via. Cioè sarebbe un po' una... È ovvio che così loro non lo diranno mai. Ma sarebbe una porcheria. Sarebbe una scusa. Non lo so, io non lo so cosa. Cioè fino a prima di Inter-Napoli questo dovevano rinnovare il contratto, sembrava che fosse il centrale più forte della storia e tutto, e adesso tu per quello che è successo non glielo rinnovi. Però al di là di tutto stiamo parlando pur sempre di un difensore che ha la sua età, quindi in ogni caso avresti dovuto fare delle riflessioni. Sì, però alla fine se faranno delle riflessioni il retropensiero della gente è perché tutto figlio da questa storia qua. No, guarda, se vuoi un'opinione secondo da parte mia, io sono d'accordo con te quando dici che le sentenze si devono rispettare e tra l'altro, come si è letto dalla sentenza del giudice Mastrandrea, Acerbi non è stato sanzionabile semplicemente perché non c'erano le prove. Bisogna partire dal presupposto che esiste una verità processuale e una verità vera, chiaramente è giusto così, perché se non ci sono prove che possano provare che Acerbi ha detto quella cosa infatti non possono licenziarlo. Però dall'altro lato, uno, voglio capire chi è che dà i consigli ad Acerbi su cosa dire, perché lui praticamente si ha aggravato la sua posizione il giorno dopo, perché se non avesse detto niente il giorno dopo si sarebbe chiuso lì. Rocco, le parole migliori in questa vicenda l'ha detto Marotta, non dire niente semplicemente. No, ho capito, no, però se io fossi... Lui doveva semplicemente dire, come aveva detto Juan Jesus, ci siamo chiariti. Se lui va a dire non ho detto niente, è chiaro che dall'altra parte allora sì, mi dice. No, certo, io proprio da questo punto di vista, visto che comunque anche l'Inter ora è in una posizione che si può, tra virgolette, permettere di fare una cernita, visto che è rimasto solamente in una sola competizione, io come atto dimostrativo, fossi l'Inter, lo terrei un paio di giornate fuori, ti dico la verità, ma non per un'ammissione di colpa, però intanto sicuramente qualche comportamento scorretto sicuramente l'ha tenuto Acerbi in campo. Non sappiamo cosa gli abbia detto, ma sicuramente tenuto qualche comportamento scorretto. Non sappiamo cosa gli ha detto. No, ma io anche sono abbastanza cioè, se... non dico
dico sicuro, però credo anche che... Per quanto non mi sia simpatico con Jesus, non lo ritengo un pazzo, quindi se lui dice una cosa, penso che... Poi, che non sia dimostrabile, ragazzi, è tutto... No, ma vabbè, che gli facciano fare domani il capitano, non so, cioè, vabbè, siamo ma Michael, questo sospetto... No, intrinseco, così ce l'abbiamo un po' tutti. Meno vabbè, male. Vi leggo i messaggi. Dai, Primina come allenatore ci vedo bene, Tuchel. Ciao ragazzi, Primina prenderei Motto Palladino, mentre Conte lo vedo per questioni tecniche ed economiche. Buona Pasqua Marco Milanista, buona Pasqua a te Marco. A voler Allegri sono rimasti gli interisti. Elka nella setta allegriana di Twitter, Bruno Juventino. Dottor Cantella, Vlahovic è forte, il genio l'ha rovinato. Non ne sono così sicuro. Buonasera. Allegri ha le sue colpe sicuramente, ma quello deve imparare a stoppare il pallone. E lì Allegri non credo che c'è. Speriamo che piaccia. Buonasera, sono Stefano, tifoso rossonero. Una scelta allenatore del Milan, c'è la variabile eccessione agli arabi. Se arrivano può arrivare Conte, altrimenti penso che Pioli venga confermato. Allegri out, sì o no, Mike? Sì, per tutti. È un sì, abbiamo tra no, Rocco 12. No, ma non ci sono dubbi, secondo me, sul fatto che sia out. Un allenatore, stagione. Un allenatore come Allegri che riesce a perdere due Champions League tutte le secondo tempo con uno squadrone non sarebbe mai più dovuto essere preso. Se c'è una cosa dove ne l'unica roba che non lo butterò mai ad Allegri sono le due finali di Champions. Le prime tre squadre i primi tre anni quel Barcellona lì, te lo ricordi ancora, quanto Vitor Valdés aveva Dani Alves, Jordi Alba, ma non scherziamo neanche Mascherano, Iniesta, eppure Neymar, Messi, Suarez. Sì, eppure a un quarto d'ora dalla fine era 1-1. Quello che sto dicendo. E poteva essere, anzi non poteva, doveva essere, poteva essere anche 2-1 per la Juve, però la Juve becca il 2-1 in contropiede, perché c'era forse in contropiede dopo che Pogba viene affossato in aria, però becca il 2-1 in contropiede, significa che la Juventus era tutta avanti. Sì, non era un episodio clamoroso. Però vabbè, sì, ho capito quello che dire. No, su questa cosa qua non imputerò mai le due finali perse da Allegri in Champions. Ma quello è proprio concettualmente no. La seconda però poteva giocarsi un po' di, non per colpa di Allegri in generale, la Juve, dico, la finale della Juve. Cioè, parlando storicamente la Juve, insomma, facciamo gli storici di Juve. C'è un Allegri pre-Cardiff e un Allegri post-Cardiff. Ma infatti era a Cardiff che bisognava chiudere il ciclo di Allegri alla Juve. Beh, non è vero, dai, l'anno dopo che è uscito con il rigore di Cristiano Ronaldo al 97. Ma ti ricordi come è passato col Tottenham? Esatto. Col Tottenham che ci ha preso Sberle? Sì. Però perché 7-0 primo tempo. Non c'era niente da dire. Io ricordo Son, Kane che hanno triturato la Juve. Vabbè, comunque. Ma un giornalista deve fare domande scomode o far parlare l'interlocutore? Intervista da Cerbi. Mi dici la parola, parola per parola, cosa hai detto a Juan Jesus? Questa è una cosa che viene chiesta, detta da un telespettatore. Cantella, ma Allegri ha vinto 5 scudetti in finale di Champions. Tu, dopo essere arrivato al tuo top, che è a Tirreno Lombardia, dove sei stato? Qual è stato il tuo step superiore? Da quanto sei a Tirreno Lombardia a luna di notte? Ti senti fallito per non essere riuscito ad andare oltre? Mettersi nei panni degli altri? Mai. Cercare di comprendere invece i punti il dito mai e salutiamo Allegri. Nessuno ha prosso di scappato, no, però mi permette di dire che Cantella non prende 9 milioni di euro e non ha il patentino da allenatore, forse no, ma magari no, il tesserino del giornalista ce l'ha, sì. Non si spaccia manco per giornalista, che non gliene frega nemmeno di dirlo, e soprattutto non prende 9 milioni di euro e soprattutto dà qualità alla trasmissione. No, ma soprattutto non sono pagato per far vincere trofei alla Juve, che è quello che dovrebbe fare Allegri, è il motivo per cui è stato richiamato. Poi tra l'altro io non ho 80 anni, ce n'ho 41, quindi voglio dire, sapeva... tutto il tempo di fare altro nella vita, sì. Ma non intendo di andarmene via da qua CNN, a meno che non ci cacci il nostro editore, assolutamente. Glielo diciamo, ci incateniamo qua e magari ci diamo anche fuoco, ma potrei tranquillamente magari tra due anni, tre sai anni pensare di andare a vendere i pomodori. Sai chi ci dà magari? Magari andare in Calabria, in Sicilia a vendere i pomodori. Sai chi faremo fortuna. Sai che ci può dare fuoco diretto, però con un istintore suo personale, Carrieri. Sì, Carrieri. Beh, no, quello altro che istintore. Lanciafiamme. Lanciarazzi. Sapevate che se Kane non segna con la Lazio, cosa? Cioè, non è neanche una cosa così impossibile, eguaglia il record di Salaceta con 19 Giallo, partite consecutive nella Juve senza segnare. Comunque noi siamo qua a Tre Lombardia contenti di tu ci guardi dov'è che sei stato tu? Cazzo hai fatto nella vita? Lo sapevo sei? Io chi cazzo sei? Carrieri si deve essere fatti i capelli con la mentre erano spari. Dove si deve ridurre? Eh? Come si deve ridurre? Al silenzio.
Allora, c'è poi uno sticker, leggimi Gianluca. Ciao ragazzi, confermo che Locatelli scarso, lento e poco utile alla Juve. Cerchiamo di essere onesto, ha ragione Cantella, molti giocatori della Juve non sanno stoppare un pallone. Massimo, l'ho letto assolutamente. Allegri anticalcio, Maurizio da Chieti. Acerbi non lo voglio in nazionale, se no non tifo Italia. Ermoso il giocatore più sostituito al mondo, ma è uno dei più sottovalutati al mondo. Locatelli regista mezzala di inserimento, dove dovrebbe giocare, non dovrebbe giocare, non dovrebbe Marco. Giocare a calcio Locatelli proprio. Bremer è il miglior centrale d'Europa, direi di no. I telespettatori di prima non hanno capito niente della trasmissione né delle persone che la fanno. Tante auguri di buona Pasqua a Cantare e a tutti gli altri che continuate così. Claudio, auguri a te. Sai una differenza? Prima stavamo parlando pre-Cardiff, post-Cardiff, però volevo fare una differenza tra l'Allegri che ha lasciato la Juve i primi 5 anni e l'Allegri bis. Il lascito di Allegri era: il calcio è semplice, non bisogna ingabbiare i giocatori negli schemi, bisogna lasciarli liberi, e infatti era visto come un allenatore che si adattava ai calciatori. Quello che non riescono a capire adesso i suoi grandi fan, gli allegriani, è che lui è diventato Adani, mi spiego, è diventato un teorico anche lui, adesso sono i giocatori che si devono adeguare alla sua idea di calcio, è diventato tutto quello che diceva che di non dover diventare. La gente non se ne rende conto. Ho il messaggio dell'anno. Ma cosa dobbiamo rispondere? Fate voi le domande che vi rispondo io su che cos'è il calcio. C'ha scritto questo. Questo è uno di quelli che ci aveva scritto il ritorno dei morti viventi, andate a lavorare. Pezzenti rispondono solo quello che gli conviene a loro. Guarda, ti do, guarda, te lo giuro, tu non scrivere parolacce, cerca di essere educato, io ti leggo tutto quello che vuoi e mi spieghi, ci spieghi cos'è il calcio a noi ignoranti e io lo leggerò. Rozzo, poi però noi magari ti spieghiamo che cos'è la vita e l'educazione. Carlo Ruggeri chiede del Catanzaro, ma non parte più del grande Catanzaro. Ah no, Carlo, abbiamo qua un esperto, un fan di Vivarini. Catanzaro va a Parma, ragazzi, a Pasquetta, e Catanzaro è in piena zona playoff. 2000 tifosi al seguito, ma ce ne saranno sicuramente molti di più. Il Parma ha lanciato verso la promozione. Purtroppo il Catanzaro ha un piccolo problema, che ha un calendario difficilissimo le ultime giornate. Deve giocare in casa col Como, in casa con la Cremonese, in casa col Venezia. Le ha tutte in casa, però è complicatissimo. Però a Van de Putte. A Van de Putte, e soprattutto ha un grande centravanti e se lo tiene stretto. Meno che pagare Moreta, vedere Iemmello. Un giocatore fenomenale, grande rock. Purtroppo il Catanzaro ha veramente un calendario complicato, però non si sa mai. C'è comunque l'obiettivo, arrivare ai playoff per una neopromossa sarebbe un obiettivo già straordinario. Facciamo così, pubblicità, io voglio, aspetto il mio amico. Secondo voi, se come antipasto a Pasqua faccio anche una trippa e fagioli con le cotiche? È troppo, queste sono domande importanti. Non invitare Carrieri. Ciao per Cantella, Crisci, capisco di parte condivido le critiche sul gioco di Allegri, però ricordatevi che la differenza la fanno i giocatori. Quando aveva i campioni ha dimostrato di far giocare bene ma la Juve. Ma questo è un malus, che non gli fa un grande... Ma lì non ci vuole tanto, l'ha detto lui stesso. Io voglio chiedere, che tra l'altro ha un fratello bianco-nero e si è anche espresso in maniera... Ma non gli si fa un grande favore, cioè non gli si fa un grande vanto ad Bravo, Allegri, esatto. A dirgli che se l'ha detto lui stesso, se che, senza da solo, giocatore, che senza grandi giocatori non vale niente, la bravura di un allenatore è riuscire a fare il meglio possibile anche con del materiale umano, che per carità magari quest'anno l'ha anche fatto, perché c'è stato un periodo tra novembre e dicembre in cui la Juventus almeno a livello difensivo mostrava anche delle cose molto interessanti e l'abbiamo visto, no? Cioè subiva poche occasioni da gol, riuscì a vincere e faceva dei risultati assolutamente assurdi, vinceva grazie a un tiro in porta. Devo dire che c'è stato qualcosa di interessante anche in questa stagione, però ragazzi, cioè, dire che servono i giocatori secondo me è svilire anche il ruolo. Devi essere bravo sempre, bravo. Se sei un grande allenatore, se appunto se c'è quel saluto il fratello Juventino che ovviamente se. Allora Mike, preparati dopo che leggiamo tutti i messaggi di YouTube, dai, pubblicità tra poco. C'est normal, pour qu'il soit d'accord, rien d'anormal. Rompi
il ghiaccio con Vividens Elite 100% xilitolo. Vividens, vivi fresh al 100%. Se ti viene fame al lavoro, con gli amici o in famiglia, entra nel mondo gastronomico di Glovo. Piatti salutari, locali, asiatici e molto altro. Con promozioni ogni giorno fino al 50%. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e tutto ciò che vuoi. E ricevilo in pochi minuti. Ti aiutiamo a scegliere la casa dei tuoi sogni. Sì, perché noi di Tempo Casa abbiamo a cuore i sogni di tutti, anche dei clienti del futuro. Tempo Casa, ed è già casa. Fermi tutti, ma il mutuo? Ci pensa più Mutui Casa. Per noi non è un semplice gioco, è emozione, passione, divertimento, lacrime. Per noi è massima espressione del talento, è arte, è esigente, ma alla fine premia tutti, non solo chi ha segnato una rete in più, ma anche chi ha emozionato più degli altri. Zeus, ambiziosi e sognatori dalla nascita. Reflusso gastrico? Trio Digeracide Reflusso. Controlla l'iperacidità prevenendo i bruciori e i dolori di stomaco. Trio Digeracide Reflusso. Fai pace con il tuo stomaco. E in caso di cattiva digestione, Trio Digeracide Digestione. Tre azioni in una sola bustina. Le filles, les garçons, les garçons et les filles, c'est fait pour vivre ensemble. C'est normal, pour qu'ils soient d'accord, rien d'anormal. Il ghiaccio con Vividens Elite 100% xilitolo. Vividens, vivi fresh al 100%. Ti aiutiamo a scegliere la casa dei tuoi sogni. Sì, perché noi di Tempo Casa abbiamo a cuore i sogni di tutti, anche dei clienti del futuro. Tempo Casa. Ed è già casa. Fermi tutti, ma il mutuo? Ci pensa più Mutui Casa. Per noi non è un semplice gioco. È emozione, passione, divertimento, lacrime. Per noi è massima espressione del talento. È arte. È esigente, ma alla fine premia tutti. Non solo chi ha segnato una rete in più, ma anche chi ha emozionato più degli altri. Zeus, ambiziosi e sognatori dalla nascita. Urogermine Prostata contribuisce alla funzionalità della prostata e delle vie urinarie. Urogermine Prostata funziona e si vede. Urogermine Prostata, universo benessere, da Pull Pharma. Rieccoci, dai Mike, parti tu con i messaggi da YouTube e cerchiamo di rispondere a tutti, dai. Allora c'è Serafino Mulas che ci augura buona Pasqua, uno dei fedelissimi. Poi c'è Sira Franco che ci chiede, parlate dell'Europa League, ma ancora non è tempo di Europa League, di Champions, insomma c'è ancora un po' di tempo. Poi c'è il nostro Alessandro Chivelli che dice, Catanzaro a Parma ne prende finfe, credo che voglia dire 5. Non t'azzardare, finfe, già 5 li ha presi all'andata. Cioè, sì, esatto, poi Fabio Forti, ancora stiamo a discutere del facente funzione che occupa abusivamente la panchina da 3 anni. Ma cosa bisogna fare di più per farsi ritirare il patentino? Dopo 3 anni così si sarebbe dimesso chiunque. Poi chiunque, ma non lui. Poi non so. Ma Cantella, se fossi allenatore della nazionale per un solo giorno, chi convocherebbe di nuovo e chi assolutamente no? Sono curioso delle perle del dottore egregio maestro onorevole Cantella. Oh, grazie amico mio. Non convocherei nessuno, perché tutti quelli che sono convocabili non sono all'altezza della storia e della tradizione. Ma anche Folo Ruscio dell'Italia convocherebbe. Io non sapevo neanche fosse italiano.
Poi c'è Carlo Ruggeri che ci chiede come vedete la corsa della Serie A, probabilmente della Serie B, insomma, visto che ne stavate parlando anche fuori onda. Poi ultra tifoso, fino alla fine, io quest'estate spero di festeggiare per la cacciata del Fantino, altro che scudetto. Ancora non so, ah no, sempre Cantella. Poi Marco Caprio per Chantel, a fine stagione Erkan dirà ad Allegri: lei mi deve rendere conto. Dei conti se ne occupa mio zio Antunello. Allora, aspetta, ragazzi, scusa Mike, fermati. Ti ricordi quello che ho detto, ma cosa rispondiamo? Ci ha scritto: se vuoi l'educazione, se vuoi, se penso che sia se vuoi, l'educazione ti imparo io. Già. Poi io non vi ho detto che siete ignorante, ho semplicemente detto che voi il calcio non sapete nemmeno cos'è. Poi tu insomma non sai cos'è l'italiano, però ma me l'ha messo l'H? No, nessuno ce l'ha messo l'H. Esatto. Poi chi è razzista, nessuno deve difendere sta gente. Ma che cazzo, ma chi è che ha difeso chi? Ma poi non abbiamo parlato di razzismo stasera. Un abbraccio sincero a tutti dal vostro uomo della querela, tanti auguri di buona Pasqua, grande Paolino. Ciao, spero Paolo. Che con Lovati lì mentre sta dormendo con Caterina ti possa sentire e possa maledirti. Sparlare di Allegri fa audience, andate a guardare il Cagliari di Allegri con un gruppo di giocatori creato bene, analfabeti, solo sparlare di un vincente. Senti, analfabeta tu, allora mandiamo la Cagliari che diciamo che è più adeguato alle sue capacità, va bene? Ma meglio in Serie A e come richieste. Cantella, non importa dove sono arrivato, conta da dove sono partito con le pezze al sedere. Bravo. Dalla nostra Sicilia. Bravo. Con all'epoca 30 milioni di euro, adesso oltre a due figlie meravigliosi, due nipotini, ho due case in Lombardia e ando una mano in Sicilia, mi diverto a prenderti per il culo perché soffro di insonnia. Bravo, allora guarda, con questo messaggio ti sei riabilitato, continua a prendermi per il culo. Però aspetta. Tu oltre a criticare chi lavora come me, che cosa hai fatto nella tua vita? Hai 40 anni e neanche un figlio da abbracciare. E qua mi sarei, questa è una cosa brutta che dici. Non metterla sul personale, restiamo di idee calcistiche diverse e continuiamo a divertirci. Buona Pasqua a tutti. Ma anche voi. Perché voglio dire, sarà pure stata una scelta fino ad ora, no? Da parte mia. Saranno cazzi suoi, saranno pure cazzi miei. Però lo ha chiuso in una maniera che mi permette di riabilitarlo. Siete sempre grandi anche se mancano molti duetti con Lovati. I bucchioni pronostici che fanno gli altri. Buona Pasqua a tutti voi, Pierangelo. Caro Crisci, anche Rosario Manculo su YouTube. Va Crisci, che cerca di scamparla anche di questa di Pasqua. Sì, insomma, non è facile. Ricordo Allegri che metteva Dybala su Brozovic, Barzagli come terzino destro, Sandro titolare ripetuto, McKennie fuori ruolo, Embriciani di Sciglio centrali, Allegri Straut da sempre. Andrea, cioè, Francesco Rivieccio dice: Cantella impara l'educazione. Ma se è qui proprio perché non, proprio per fare il maleducato. Continuate così. C'è il mio ruolo che devo buona fare, Pasqua. Voglio dire. Ci scrive Marco Milanista: Simone Guerra e Iemmello in Serie A. Porteremo anche Simone Guerra in Serie A. Comunque l'educazione te la posso insegnare. Stefanino 84 la dice grossa. Cantella dal vivo prende solo sberle. Ma da chi? Non lo so. Da Stefanino. Stefanino, vieni qua che poi te lo faccio vedere io. Dai. Buonanotte ragazzi, dai. Mi scrivo da Santo Domingo. Che ne dite se l'allenatore per il prossimo anno possa essere Palladino invece di Motta per il nuovo ciclo della Juve? Va bene lo stesso. Va bene uguale. Perché te sei italiano, t'ha scritto quello di prima. Io no. Ma io consapevole di non essere italiano, io ragazzi vengo dal punto più basso dello stivale, sarà mica Italia quella, io non sono italiano, io infatti non sarei convocabile. Rosario si mangia un bel cannolo alla faccia nostra, buonasera, l'inchiesta su Milan è in fase di archiviazione, grazie Franco, no, stanno valutando e tutto. Rosario tanto ci fa gli auguri di buona Pasqua anche su YouTube. Dai Cantella, che a breve ritornano i pappagalli in Vincenzo Monti, ma... Sì, ha ragione, torneranno. Ragazzi io sono stanco, tu Carini sei stanco? Fai una tappa al Mac tra po'? che oppure ti hanno pizzicato e amore tra la Iaquinta e Carrieri. Manu, adoro vederlo mangiare un'intera scatola di cuccioloni. Perché fai questa faccia? Vuoi salutare la Manu e farle gli auguri? Ciao Manu, buona Pasqua. Ma sembra che non mi sei molto, non sembri molto convinto. Dei cuccioloni sì. Abbiamo queste cose qua che ci ha fatto Cantella. Trova le differenze. Se ci riuscite a trovarle. Ando! No, quei due sarebbero. Noi due. Siamo noi quelli. Scemo e più scemo. E infatti. Vabbè. Rocco pensava di venire a una trasmissione. Ecco, questo è interessante. Questo è interessante perché voi. Questa è arte concettuale. Ah. Allora, un cappotto
il calendario al 15 di agosto è Ken. Sì, ti dirà tipo il gol di cosa Ken significa? È come il cappotto a Ferragosto. No, è Ken che è utile come un cappotto a Ferragosto. Ah, okay, è proprio okay. Ken che è utile come un cappotto a Ferragosto. E se segna domani devi chiedergli scusa. No, io non chiedo scusa a nessuno. Se segna ha fatto meno del suo dovere. No, però devi chiedergli scusa. No. Ciao ragazzi, sono arrivato tardi stasera, vi auguro una serena Pasqua, un saluto particolare a Cantella di Juventino, mi auguro di arrivare quarto, notte Antonio, pensa come sono congiati i tifosi. Ciao caro. Molto curioso di vedere cosa succederà domani in casa Juve se dovesse fare un passo falso, spero. Voglio precisare che vi prendo in giro ma non mi offendo se lo fate voi, l'amicizia dammi tra me e te, è incredibile però ragazzi, siete diventati amici, fagli auguri al nostro amico siciliano. Auguri caro, buona Pasqua, un abbraccio. Cantella disonori sud Juventino, forza Max Allegri. Sì guarda, se lo disonoro in questa maniera, cioè esprimendo pareri intelligenti, sono felice di disonorarlo. Ciao ragazzi, siete grandi, buona Pasqua a tutti, Franco da Casalmonferrato, cuore bianco nero. Grazie Davide Carrieri. Grazie a te Gianluca, grazie a voi che ci avete seguito per quest'ultimo quarto d'ora nobile. Buona Pasqua e Pasquetta a tutti, ci vediamo settimana prossima, mercoledì qua. No, lunedì sera tu c'hai un altro impegno. Lunedì sera qua, però vabbè, in questa sedia qua, mercoledì prossimo. Rocco Di Cita, direttore di Sportellate, grazie davvero! Ciao a tutti, leggete Sportellate, mi raccomando. Ma anche perché ci sono dei podcast interessanti che mi ha sottolineato il buon Rocco, che vi consiglio di ascoltarlo, faremo magari tutti insieme. Grazie! Ciao al vero uomo della Pasqua! Io devo scappare dalla Via Crucis, ci vediamo anche lunedì su Calcissimo After, mercoledì ad Alta Quota e venerdì con il grande ritorno. Aspetta, hai dato tutti gli appuntamenti, hai saltato il più importante. Domenica torni, no? Certamente. Auguri di buona Pasqua a tutti, Chantello, a tutti, vabbè, buona Pasqua, buona ciao! Auguri di buona Pasqua, venerdì. Ci vediamo lunedì con Calcissimo After, l'importante non essere l'attuata in un mondo di drammi, meglio, peggio. Reflusso gastrico, triodigeracide reflusso. Controlla l'iperacidità prevenendo i bruciori e i dolori di stomaco. Triodigeracide reflusso. Fai pace con il tuo stomaco. E in caso di cattiva digestione, triodigeracide digestione. Tre azioni in una sola bustina. Ma che cosa? Ancora? Ok, è chiaro, è chiaro. Apri conto corrente arancio e accredita lo stipendio. Hai il 5% per 12 mesi sul tuo primo conto arancio. Sock. Honey, my sock. Totti! Totti! Buon pomeriggio e ben ritrovati in riunione di...